Lui dice di Buschini. Buschini è un illustre sconosciuto per Ceccano. No, no, Buschini è stato per 2 settimane la notte, tutte le notti a Ceccano. E ha conosciuto benissimo la zona di Casa Marciano perché stava nottate intere a fare la spia davanti alla casa di Gelino Stella. Perché lo chiamavano, siamo fuori, esci, vieni per fare l'accordo. Questa è la verità. Allora vorremmo che il signor Buschini, adesso eletto assessore regionale all'ambiente, Silenzio. potrebbe venire a Ceccano di giorno a Giulio. discutere di ambiente. Non ci basta il Buschini che telefonava davanti alla porta di Stella tutta la notte tra il primo e il secondo turno per convincerlo a votare a sinistra. Vorremmo il Buschini di giorno. Quindi abbiamo il Buschini di notte per la campagna elettorale ed è sparito da un anno. A chiudere, gentilmente, vorremmo Buschini di giorno, quindi faremo un bel cartello. Buschini, vieni a Ceccano di giorno, vieni a parlare di ambiente ad una delle città più inquinate d'Italia, perché non c'è un tuo solo atto come assessore regionale all'ambiente che abbia avuto qualche rapporto con Ceccano sulla questione ambientale. Questione ambientale